Buonasera a tutti, passo la parola al segretario per l'appello. Buonasera a tutti. Pronto? Sentite? Si sente? Mi senti? Ok. Buonasera a tutti, mi scuso per il ritardo e procediamo con l'appello. Testanti, Pozzini, Lorenzini, Grassi, Soricillo, Di Giacomo, Verni, Giulioli, assente giustificata, Palloni, Pratesi, assente giustificata, Fontani, Cecconi, Bassini, Scarpitta, Calusi, Mazzuoli, Bonesperi, giustificato, e poi sono presenti Ceccarelli, Spinelli assente, Paoletti assente e Migaldi presente. Essendo un numero legale possiamo cominciare al secondo presidente. Arriva Pallone, quindi lo inseriamo direttamente. Perfetto. Sì, scusate, devo cercare un attimo gli occhiali. Passo la parola al sindaco per un minuto di silenzio. Sì, come... Sembra funzioni. Non funziona bene, credimi. Va bene, credimi. Prova. Allora, come per ogni consiglio comunale, chiedo a tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione di osservare un minuto di silenzio in onore e in memoria dei caduti sul lavoro. Grazie. Per
penso che sia giusto, scusate, dedicare questo minuto anche alle vittime di Genova, visto che il primo consiglio abbiamo fatto dopo la tragedia, e lì c'era sia gente che andava a lavorare, gente che lavorava, anche persone che andavano in vacanza, ma comunque penso sia giusto dedicarlo anche a loro. Allora, procediamo con il consiglio, punto numero uno, comunicazioni, ma vedo che non c'è niente da comunicare. Quindi passiamo al punto numero due, approvazione verbali del consiglio comunale relative alle sedute del 23 maggio, 25 luglio e 28 luglio. Penso che i verbali siano già stati letti, controllati da tutti, quindi se non ci sono interventi o cose insomma da puntualizzare, procederemo alla votazione. Sì, un attimino perché c'è un problema di audio. Si può procedere? Ok. Allora, come detto, si passa al punto numero 2, l'approvazione dei verbali degli ultimi tre consigli. Procediamo alla votazione. Favorevoli? Dieci. Astenuti? 3. Scarpitta? Calugi? Mazzuoli? Contrari nessuno. Procediamo quindi al punto numero 3, bilancio consolidato del Comune di Carmignano anno 2017 ai sensi del decreto legge 23 giugno 2011 numero 118, approvazione. Passo la parola a Ceccarelli, all'assessore Ceccarelli, prego. Intanto chiamo Marco, qui può esporre tecnicamente il bilancio consolidato. Il bilancio consolidato non è di fatto che il consuntivo del 2017 a cui viene aggiunto la quota parte delle nostre partecipate che entrano in determinati requisiti richiesti dalla legge. Per quanto riguarda noi, le partecipate che entrano in questi requisiti sono 5 perché noi dobbiamo possedere più dell'1% del capitale delle partecipate e il loro fatturato deve essere superiore al 10% del nostro. Pertanto questi requisiti rientrano solo 5 partecipate. Di fatto è un mero rappresentazione della nostra situazione totale patrimoniale e non ha nessun tipo di valore economico. Però per spiegarla in maniera più tecnica e in maniera migliore passo la parola al ragioniere. Sì, buonasera, come ha già introdotto l'assessore, il bilancio consolidato diciamo, ha una funzione conoscitiva, quindi non ha rilevanza da un punto di vista economico-finanziario, ma appunto la norma prevede che anche ai fini della trasparenza diciamo, il bilancio consuntivo del comune sia allargato, quindi consolidato con i bilanci del gruppo dell'amministrazione pubblica, soprattutto con quelle che hanno una rilevanza da un punto di vista economico come previsto dalla legge. Ora il gruppo di amministrazione pubblica del comune di Carmignano è composto naturalmente oltre dal comune, da Alia che è il gestore dei servizi ambientali e soprattutto smaltimento dei rifiuti, da Sori S.p.A. che è diciamo, il gestore dei tributi, da Consiag che è il gestore
diciamo dei servizi energetici da Edilizia Pubblica Pratese, che gestisce il patrimonio di edilizia pubblica, da Pubblia Acqua che gestisce il servizio idrico, da Consac Servizi Comuni che ci gestisce alcuni servizi, in particolare il Comune di Carmignano, la pubblica illuminazione e la videosorveglianza e le lampade votive. Dal Centro Ricerca e Alta Formazione, questo è dichiarata fallita l'anno scorso, comunque diciamo non è una società affidataria di pubblici servizi. Farmacom, che gestisce la farmacia comunale, il Consorzio Energia Toscana, che diciamo gestisce la ricerca delle forniture energetiche migliori per gli enti, l'autorità di ambito Toscana, che gestisce tutto il ciclo dei rifiuti, l'autorità idrica Toscana, che questa gestisce, diciamo, coordina tutte le società che fanno capo alla gestione della risorsa idrica, la Società della Salute Area Pratese, che gestisce i servizi sociali, e il Museo della Documentazione e della Deportazione e della Resistenza, che naturalmente ha una finalità già nella sua nomenclatura. Ora, questo è il gruppo di amministrazione pubblica. Naturalmente i criteri che anche prima ci lamentava l'assessore sono più restrittivi per dare valenza a quelli che poi costituiscono il gruppo delle società da consolidare, quindi perimetro di consolidamento. Quindi prima di tutto bisogna ci sia una partecipazione superiore all'1%, che siano affidatari di pubblici servizi e che abbiano un fatturato, se c'è la partecipazione sopra all'1%, comunque abbiano un fatturato superiore al 10% del fatturato del comune. Ora, questi requisiti sono soddisfatti da 5 di queste aziende: dalla Sori, Consac Edilizia Pubblica Pratese, Consac Servizi Comuni e Farmacom. Quelle più grandi, tipo Alia, Publi Acqua, eccetera, eccetera, noi abbiamo una partecipazione di Alia dello 0,004, di Publi Acqua dello 0,06. Quindi, ancorché detentori di servizi importanti, però la nostra quota di partecipazione è bassa e quindi non ha incidenza sui numeri del bilancio. E quindi, individuato il gruppo, il perimetro di consolidamento, praticamente si opera con la somma, delle percentuali, quindi in proporzione alla percentuale posseduta per ogni società al nostro bilancio. Quindi se noi deteniamo l'1% di Sori, e Sori sono 100.000 euro, la nostra quota è 1.000 euro, tanto per capire. Oltre a questa operazione, quindi, di sommatoria dei bilanci, bisogna naturalmente fare un'altra operazione, che è l'elisione delle partite infragruppo, quindi i crediti e i debiti che all'interno del gruppo ci sono, altrimenti questi sarebbero considerati due volte. Comunque, nella relazione tecnica, poi lo vedete anche tutte, è stato riportato tutte le scritture che vanno, a compiere queste operazioni. Sostanzialmente, anche per non annoiarvi troppo, con questa operazione di consolidamento i conti, fra virgolette, del comune
migliorano, tant'è che se noi prendiamo il dato del risultato d'esercizio, noi, come vi ricorderete, il consuntivo del 2017, il comune di Carmignano chiudeva con una perdita di 1.365.000 euro, con diciamo il consolidato si ha un beneficio di 165.000 euro, quindi diciamo si va a ridurre la perdita d'esercizio di 165.000 euro, cioè a 1.199.000 euro. Questo vuol dire che naturalmente tutte le nostre partecipate sono in attivo, a parte la questione del CREAF che tutti conosciate, poi tutte le altre sono in attivo e qualcuna, tipo il CONSIAG SPA, anche in attivo in maniera consistente. Ho chiuso. Un'ultima cosa che vi dovevo dire, ho rilevato un errore nella relazione del revisore a pagina 10, sostanzialmente non è stata valorizzata la riga delle disponibilità liquide del 2016, per cui gli è rimasto 00, mentre ci ha messo appunto 2.589, e quello altrimenti sballa tutti i numeri, quindi diciamo è un mero errore che il revisore ha già naturalmente mandato la relazione opportunamente corretta, però non è possibile sostituirla perché essendo già iscritta all'ordine del giorno del Consiglio, questo è possibile farlo, sostituire il documento successivamente. Quindi questo diciamo, ve lo dovevo dire perché appunto, come me ne sono accorto io, se qualcuno poi va a vedere si accorge che i numeri non tornano, quindi basta una semplice somma. Concluso. Ci sono interventi? Prego, Scarpitta. Allora, quello che è stato appena presentato, tradotto in lingua corrente dall'aulico linguaggio della burocrazia, è sostanzialmente quanto e come si incassa e quanto e come si spende. Allora, sì, lo so che voi burocrati del PD, ma tanto ce ne avete per poco, quindi... Parto da molto lontano in modo da arrivare più rapidamente sul centro della questione. No, mi fa piacere che siamo stati rassicurati anche in commissione della solidità consolidata del bilancio, perché siccome nei dettagli si nasconde il diavolo, ero preoccupato per un dettaglio. Voi sapete che normalmente intorno alla fine di luglio, primi di agosto, viene comunicato la disponibilità del ricco compenso che viene data ai consiglieri. Quest'anno non è arrivato niente, mi sono un po' preoccupato per lo stato del bilancio, se addirittura questa modesta cifra poteva aver inficiato. Poi c'era stata una... leggere l'albo pretorio è divertentissimo. In quello di agosto c'era un congruo aumento delle disponibilità appunto per gettoni eccetera di ben 153 euro, c'è una determina di 153 euro, da dove sia venuto fuori questo numero non lo so. Poi c'era anche quell'altra bellissima determina sul pollaio di Camaioni, quindi sono sempre letture molto interessanti.
Beh, siamo tranquilli che non c'è un problema di disponibilità economica, mi viene da pensare che sia un problema di organizzazione. E quindi siamo arrivati al cuore del problema, perché credo che, così come il bilancio sia uno specchio ragionieristico, dobbiamo andare a vedere come sono arrivate a essere costituite certe voci di entrata ed uscita. Allora io vi voglio porre il problema dell'organizzazione, perché recentemente c'è stato uno stravolgimento abbastanza consistente delle allocazioni di persone, di funzioni, eccetera, e però in tutta questa allocazione, ecco il risvolto economico, c'è una figura, che naturalmente non nomino, se no dovremmo spegnere lì tutto e fare la seduta segreta, di una figura che non risulta dotata di funzioni, di compiti e di mansioni. Quindi credo che questo sia un problema che vada affrontato, credo che tutti abbiate capito di chi sto parlando, però è una funzione presente, è una persona presente che comporta quindi un giusto compenso, e che però al momento non sono riuscito a capire quali funzioni, quali compiti abbia. Credo che vada un attimo definita questa questione, se no siamo a mettere delle cifre che hanno poi da una parte un'uscita, ma un'entrata in termini di mansione di lavoro che non è definita. Ecco, questo credo che sia un problema, tra l'altro non irrilevante, certamente di un ordine di grandezza, grosso modo, un 10 volte quello dell'intero costo del Consiglio Comunale. Quindi mi sembra opportuno che su questo tipo di questioni, così come, e concludo, sempre in relazione poi, richiami il consigliere, ecco perché... perché parla di cose concrete oggi, concretissimo, sai che non posso fare il nome, ma credo che abbia capito. C'è un'altra cifra che vorrei conoscere, ed è quanto è messo a bilancio sulla formazione del personale, perché ho la sensazione, spero mi smentiate, che su quella particolare attività si spenda veramente molto poco, e credo che sia fondamentale, perché è inutile riempirsi la bocca sempre con discorsi sul fatto che bisogna studiare per tutta la vita, la formazione eccetera eccetera, e poi nella macchina comunale questo è un elemento sostanzialmente assente. Io credo che su questi due punti molto concreti sia opportuno che qualcuno prenda delle decisioni e faccia qualcosa. Altri interventi? Quindi si procede alla votazione del bilancio consolidato? Ok. Quindi procediamo con la votazione del bilancio consolidato del Comune di Carmignano anno 2017. Favorevoli? Astenuti? Nessuno? Contrari? 3. Scarpitta, Calugi e Mazzoli. Procediamo alla votazione dell'immediata eseguibilità sempre del bilancio consolidato anno 2017. Favorevoli? Astenuti? Nessuno? Contrari? 3. Sempre Scarpitta, Calugi e Mazzoli.
Posso procedere? Allora, chiedo all'Assemblea se gentilmente possiamo spostare il punto numero 4 in, diciamo, all'ultimo punto per un problema dell'assessore che deve relazionare. Mi ha chiesto se è possibile posticipare perché ha un problema e arriverà più tardi. Credo, insomma, visto che ci sono altri due punti da dibattere, possiamo dibattere gli altri due e aspettare. Però lo devo mettere a voti, quindi chiedo a voi. Ciao Marco. Vado. Quindi favorevole al posticipo del punto numero 4 sarebbe rete documentaria pratese, rinnovo della convenzione. Tutti favorevoli all'unanimità. Quindi il punto numero 4 diventa il punto numero 6. E procediamo quindi con la mozione presentata dai capigruppo Mazzuoli e Scarpitta, acquisizione di un sistema di sicurezza della qualità dell'aria. Chiedo chi dei due vuol presentare. Prego Mazzuoli. Sì, allora non leggo la mozione, comunque sull'acquisizione appunto di questa centralina. E come appunto si era parlato con Edoardo, anche perché la mozione, diciamo, era indicativa, poi ovviamente si può cercare insieme la soluzione migliore, e proprio per questo motivo avrei piacere, Carpita e Calugi, silenzio, che appunto, come si diceva, ci spiegasse un po' quale potrebbe essere la migliore soluzione. Il problema, Daniele di Lega Ambiente, come esperto. Daniele, sì. Daniele Manetti. Daniele Manetti, sì, di Lega Ambiente. Prego, si accomodi, però invito la consigliera e capigruppo Mazzuoli, quando invitate qualcuno, semmai di comunicarmelo prima. Io perché io l'ho comunicato. No, io ve lo dico perché. No, è colpa mia. No, allora, quindi, però, ecco, prima di parlare io devo chiedere sempre all'Assemblea se siamo, sì, tutti d'accordo. Però a questo punto io vorrei dire che io ho parlato con Edoardo, sì, e che Edoardo mi ha detto che avrebbe pensato, sì, però, lui a parlare chiama con anche me. Cioè, ditemela anche a me, perché poi l'Assemblea devo presiedere io, e se non so che devo invitare le persone, insomma, rimango un attimo interdetta, scusatemi, però. Ma io sapevo che eri stata, okay, che eri stata, no, avvisata. Bisogna metterlo per forza il voto, non è che lo dico io perché non lo sapevo, perché cioè, va votato lo stesso l'intervento, quindi siamo, cioè, per tutti quello favorevoli. Che io, comunque, per quello che io sapevo, eri stata informata e ho pensato che poteva, sì, vabbè, andare non è un, bene, cioè, così. Non è un problema, capito? La prossima volta certo. Mi fai, insomma, se tu mi stai corretto sono più tranquilla, ecco, basta. Va bene. Quindi siamo tutti d'accordo per l'intervento del dottor Daniele Manetti. Siamo tutti d'accordo? Tutti favorevoli? C'è qualcuno contro? No. Quindi siamo tutti favorevoli all'intervento. Prego, si può accomodare. Venga qui vicino al sindaco. Qua vicino al sindaco, prego. Buonasera, sono Manetti Daniele, sono il presidente di Lega Ambiente Ferrata, ma sono anche un esponente dell'AMMI, l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, che si occupa appunto di malattie professionali derivanti da rischio chimico. E su queste cose, ho piacere, avete fatto un minuto di silenzio in favore dei morti sul lavoro, perché anche il rischio chimico uccide tantissime persone. Poi ora non è la serata, comunque si può, però è tutto collegato, diciamo, il discorso del rischio chimico, dall'inquinamento ambientale all'inquinamento dentro le fabbriche e tutto il resto. Allora, io sono un tecnico ambientale e un chimico, ho fatto per 30 anni, sono stato responsabile dentro la Breda per l'ambiente, si figuri quante ne ho viste nella mia vita. E diciamo, poi dopo sono venuto in pensione, anche perché mi hanno mandato via perché sono stato esposto all'amianto, una malattia professionale, ecco perché mi occupo di problematiche ambientali, ora
da dentro la Lega Ambiente, e si cerca di portarla avanti sempre con l'ambientalismo scientifico, non fidandosi di niente, ma con i dati in mano, e quindi si è visto che si ottiene anche diversi risultati. Per tornare al nostro discorso che riguarda la qualità dell'aria, in tutta questa piana c'è dei grossi problemi. Cioè, io parlo della piana, diciamo, piana Parratina, piana anche vostra, cioè diciamo la piana tra Poggio a Caiano e Bottegone, che è nella frazione di Pistoia. In questa zona, per motivi particolari, dovuti a delle condizioni meteorologiche particolari, l'inquinamento, per tutta una serie di motivi, appunto derivanti da delle condizioni atmosferiche, non va via. Cioè, c'è un rimescolamento continuo delle polveri, e queste polveri rimangono stazionarie, perché tra diciamo una pressione dall'alto dell'aria, tra i venti dominanti, quindi sono state fatte su tutta questa storia degli studi da parte del Dipartimento di Fisica dell'Università di Firenze, e poi anche noi si è piazzato delle centraline sperimentali che hanno un vantaggio rispetto a una centralina dell'ARPAT. Questo, guardate, lo facciamo anche in collaborazione con l'ARPAT, tutti questi, diciamo, fra virgolette, esperimenti, perché queste nuove centraline di ultima generazione permettono di avere un'analisi ogni 5 minuti. Cioè, l'ARPAT fa un'analisi ponderata sulle 24 ore, no? E poi fa una media. Cioè, poi però c'è un filtro, lo pesano all'inizio, lo pesano da ultimo, e poi fanno la media. Questa invece funziona sul principio del radar, c'è un raggio, batte, diciamo, proprio detta così, nelle polveri fini, torna indietro e dà la concentrazione delle polveri. Quindi noi durante l'arco del giorno si può vedere, cioè, i picchi, cioè, delle concentrazioni delle polveri, no? Mentre l'altro dà una media ponderata, e quindi per esempio il 50, e qui si può vedere dei picchi alti, per esempio durante il traffico intenso, oppure se c'è un abbruciamento, no? sul Monte Albano. Questa rileva, ho visto proprio in questi giorni, c'è stato degli abbruciamenti sul Monte Albano e poi anche illegali, cioè gente ha dato fuoco durante la notte e ha inquinato, e la centralina ha rilevato esattamente le polveri fini di questi incendi illegali. Quindi, ecco, serve per due motivi: uno è per dare l'inquinamento giornaliero, no? E l'altro anche per verificare sul territorio se ci sono, diciamo, abbruciamenti illegali, fuori legge, li segnala esattamente tutti. Quindi, ecco, queste centraline servono anche per vedere queste cose, se c'è, diciamo, delle illegalità, e quindi concentrazioni di polveri più elevate in quel preciso periodo di tempo. Questo gli analizzatori dell'ARPAT non lo possono fare, perché nella media delle 24 ore poi non salta di nuovo. Ecco, detto questo, questi analizzatori sono fatti da un fisico del CNR, che è un pezzo che ci lavora da quando lavorava alla Breda, e lì al CNR si chiama Massimo Del Guasta, e si occupa, il suo mestiere è di occuparsi di polveri fini fino a 6.000 metri d'altezza. C'è un laboratorio lì in cui si vede esattamente tutte le varie fasi, tutte le polveri. Ora Massimo Del Guasta andrà al Polo Sud per 4 mesi, ma prima di partire ci ha garantito che fornirà questi apparecchietti. C'è una base Antartica là, in cui fanno proprio questi rilevamenti, perfino al Polo Sud, e quindi è una persona di elevato tenore tecnico, e c'è da tenerne molto in considerazione, ecco. È una cosa da appurare. Quindi questi strumentini vi danno, poi tramite un'app è possibile avere le concentrazioni delle polveri in tempo reale, potete verificare, vedere, ecco. E poi chiaramente sono sperimentali, però diciamo che li hanno anche introdotti
come metodo di prova nel PRQA, sarebbe piano regionale qualitaria fatto dalla regione toscana ora, e per prenderli in considerazione, visto che sono sperimentali, no? E portarli avanti e vedere, ecco, che cosa sono capaci di fare e quindi di sperimentare. Noi abbiamo una di queste centraline anche di queste centraline del CNR accanto alla diciamo alla base dell'ARPAT, lì dove c'è la centralina ARPAT a Montale, e dà gli stessi risultati. Poi si è messa lì per controllo e per vedere, insomma, come funziona. Quindi diciamo siamo in linea con i risultati, e quindi anche le altre sono tarate poi su questa centralina ARPAT di Montale. Che devo dire? Cioè, noi si è avuto delle... Ora, quasi 2 anni che abbiamo i primi analizzatori. Lì l'abbiamo uno sul centro di Olmi, è un incrocio ad elevatissimo traffico, ci passa 25.000 veicoli al giorno di lì. E quindi ha dato proprio, si vede, durante l'arco del giorno, no, proprio le concentrazioni delle polveri che salgono, si abbassano. Per esempio a mezzogiorno, quando rientra tutte le persone, va alle stelle, poi torna... E quindi serve benissimo per vedere come poi prendere delle soluzioni, ecco, trovare delle soluzioni. Un'altra importante cosa serve anche per gli abbruciamenti. Cioè, gli abbruciamenti sul Monte Albano d'inverno sono una vera, diciamo fra parentesi, catastrofe. Purtroppo anch'io sono uno che ha difeso per parecchio tempo, no? I pellet, le stufe, tutte queste cose qui. Ora, le analisi dell'ARPAT hanno dimostrato negli ultimi tempi che queste polveri di legno bruciate sono altamente cancerogene e sono all'incirca qui si può vedere esattamente, questa è una sorta delle concentrazioni delle polveri fini nella nostra piana, qui c'è un abbruciamento, no? Vedete? Addirittura siamo sul 42% combustione da biomasse come polveri fini derivanti. Ecco, per questo è importante, si può provvedere, perché ci sono dei finanziamenti regionali, dei finanziamenti anche governativi sta arrivando per sostituire questo problema, per trovare una soluzione a questo problema. Si tratta di comprare e glieli darebbero gratis agli agricoltori, dei trituratori, biotrituratori, che sono capaci di triturare tutto il fogliame diciamo, e i rami di potatura, ridurli quasi a polvere e poi fare compost, che diventa un ottimo compost per rivenderlo poi agli ulivi e tutto il resto. Su questo ci sono anche delle specifiche, perché già l'hanno adottato questo sistema in altre parti qui, e ci sono dei tecnici in agricoltura che hanno detto che è una cosa fattibile e possibile fare. Quindi è possibile prendere per tutte queste cose, visto che siamo anche in una zona disgraziata, cioè i finanziamenti regionali. Bisogna muoversi, perché magari poi vanno a finire da qualche altra parte, ecco, e quindi c'è bisogno dei progetti, no? Parlare con gli agricoltori e dirgli che ci sono queste soluzioni, andando sul posto. Il problema è questo, si può vedere, forse, vedete, questa è una cartina delle nostre zone. Questa l'ha fatta il Dipartimento di Fisica dell'Università di Firenze, e come vedete ci sono zone più gialle, più chiare, gialle più scure. Cioè, più che aumenta lo scuro, più che aumenta le concentrazioni di polveri fini. Per esempio, 8 è Quarrata Vignole, lo vedete? 7 è Prato Casale, lo vedete? Vicino. E poi piano piano, per esempio, Prato Duca, Pistoia è fuori quasi da giochi, cioè in poche parole... Qui c'è Seanola da queste parti. Ora, questa è stata fatta specificatamente per la nostra zona, ma si può fare anche per la vostra. E per queste concentrazioni maledette che ci sono, guardate qui, per 3 periodi dell'anno, eccetto l'estate, poi in tutti gli altri periodi ci sono queste concentrazioni di polveri fini, bisogna prendere dei provvedimenti.
Allora, noi ci hanno deferito alla Corte della CEE, è proprio la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea per aver superato i valori limiti di PM10 nell'aria. Sotto accusa ci sono anche i dati della Toscana, in particolare quelli di Prato, Pistoia e del Valdarno. Quindi ci fanno le multe per tutta questa roba, oltre che a rimetterci di salute. Allora, come si può variare questa cosa? Se si fa dei progetti, invece delle multe ci danno finanziamenti. È pazzesco, no? Si può ribaltare la frittata, cioè, e vedere se si riesce a risolvere questo problema, ecco. Io mi fermerei qui, si potrebbe andare avanti fino a domani, però è una cosa, ecco, da prendere in considerazione. Se questa amministrazione ha fatto queste scelte, mi sembra sia sulla strada buona. Cioè, ecco, queste situazioni che vi ho fatto vedere, in Toscana esistono due posti, uno è la nostra zona e l'altro è verso Capannoli, nel comune di Capannoli, ma sono condizioni meteorologiche particolari in cui l'inquinamento rimane in questo posto. Purtroppo non siamo dei padeterni, no? Che si può cambiare le condizioni meteorologiche. Allora, l'unico mezzo per uscirne è non fare inquinamento, cioè trovare delle soluzioni per non fare inquinamento. E una delle maggiori cause sono proprio le polveri d'inverno da bruciamenti, dal legno, ecco. Oltre al traffico, chiaramente, ma in misura minore. Vedete? Ora, io ho detto una serie di cose, tutte si potrebbe, è molto complessa la cosa, ho cercato di spiegarla proprio rimanendo. Io poi lascio al sindaco anche il discorso del piano regionale per la qualità dell'aria ambiente, dove si prevedono di prendere misure per ridurre l'inquinamento. Speriamo di riuscirci, non sarà una cosa facile, però ecco, anche il Montalbano, queste non guardano a confini fra il comune di Carmignano e il comune di Carrata, i polveri fini vanno dappertutto, quindi è giusto andare avanti e portare avanti delle iniziative comuni, ecco, su tutta questa faccenda. E il comune di Carmignano mi sembra sia uno dei primi e si è mosso su questa storia. Se vi devo dire, se avete delle domande da fare, a livello ma è così, ecco, detta proprio. Grazie mille, arrivederci. Ci sono interventi? Sì, Presidente. Prego, Di Giacomo. Mi sentite? Penso di sì. Innanzitutto vorrei ringraziare il signor Manetti per l'intervento, è sempre un piacere averlo qua in comune, abbiamo già assistito a altri suoi interventi nei mesi passati qua in questa stanza. Vorrei ringraziare sia i consiglieri Mazzuoli e Scarpitta per aver presentato questa mozione, perché riteniamo, anche noi siamo d'accordo con gli interventi a favore della... Scusi, Di Giacomo, prenda questo microfono. Così mi sentite meglio? Ok. Quello che vorremmo fare è emendare la mozione per aggiungere dei punti, perché riteniamo che, leggo un attimo quello che chiedono, che il sindaco si impegna a fare, l'acquisizione di una stazione per il rilevamento in continuo del particolato. Quindi quello che si chiedono è l'impegno all'acquisto, però... secondo noi che abbiamo letto la mozione, ma che comunque la riteniamo giusta, riteniamo opportuno non soltanto studiare gli effetti dell'inquinamento, quindi andare a rilevare i valori di PM02 e 10, che è appunto cosa giusta, ma non è sufficiente esporre soltanto questi dati ai cittadini, perché una volta che si è esposto questi dati ai cittadini, si è semplicemente detto: sappiate che l'aria inquinata. Invece quello che è giusto fare è, una volta studiati gli effetti, agire sulle cause di questo. Quindi quello che chiediamo è di modificare la mozione per inserire, oltre all'acquisto di una stazione di rilevamento, ma di
attuare a seguito dei rilevamenti fatti delle azioni che portino a una riduzione dell'inquinamento stesso. Quindi ritengo che anche voi possiate essere d'accordo con noi nel modificare quanto si richiede al sindaco, e aggiungendo anche una premessa, così. La premessa sarebbe, aggiungendo al dopo, visto che riteniamo importante che i cittadini siano informati sul livello dell'aria dal loro territorio, aggiungeremmo, ritenuto, poi passo il documento al segretario, ritenuto opportuno valutare la possibilità di avvalersi della collaborazione di una istituzione scientifica pubblica quale CNR, questo affinché i dati rilevati siano validati da un'istituzione e quindi ci permettano poi di utilizzarli non solo ai fini divulgativi, ma anche ai fini di future azioni da intraprendere a livello comunale. E inoltre modificheremmo quello che è l'impegnativa, così: ad attivarsi per la realizzazione di un monitoraggio della polvere sottile sul territorio comunale, che consenta anche di mettere i dati a disposizione della cittadinanza via web, indicando le seguenti possibili modalità: acquisizione di una stazione per il rilevamento in continuo del particolato PM025-10 attraverso un progetto che preveda l'analisi del territorio per stabilire l'opportuna ubicazione della stazione di monitoraggio, l'implementazione della struttura di acquisizione dati, l'elaborazione e la presentazione dei dati. Questo perché, finisco di leggere, il secondo punto è verificare la possibilità di stipulare un accordo di collaborazione con il CNR volto al posizionamento sul territorio comunale di una centralina di monitoraggio e raccolta di dati su parametri relativi alla dispersione di polveri sottili utili per interventi di tutela della qualità dell'aria da prevedere nel PAC, cioè il piano di azione comunale, validando anche la possibilità di chiedere finanziamenti alla Regione Toscana. Questo appunto il secondo punto, quello che vi dicevo prima, su cui mi soffermo un po' di più, è l'utilizzo di questi dati per intervenire con azioni concrete. Per quanto riguarda il primo punto, perché secondo noi è importante prevedere un progetto per l'analisi? Perché io stesso, la mia tesi triennale, ad esempio, mi è venuto in mente che quando sentivo parlare il signor Manetti, si è svolta nell'ambito di un progetto regionale, era un progetto RIPEG, per il campionamento delle polveri sottili all'interno del territorio urbano, e prevedeva l'utilizzo di autobus che appunto girando per la città riuscivano a campionare, cioè avere più valori dell'inquinamento per capire come era distribuito l'inquinamento all'interno della città. Quindi chi ha già lavorato in progetti di questo tipo sa che è necessario, prima di installare una centralina, studiare la sua posizione e studiarne anche la quantità, perché oggigiorno avere una sola centralina può non essere sufficiente, perché quello che si rileva è un dato, è un campione, però su un territorio così diffuso è un campione in mezzo a una goccia nel mare. Invece quello che dovrebbe essere fatto è studiare la quantità di centraline da disporre su tutto il territorio per capire. È soltanto così che è possibile capire da dove proviene effettivamente l'inquinamento. È un po' quello che si fa con i cellulari, si chiama triangolazione. Beh, comunque il mio intervento finisce qui, quindi chiediamo di emendare la mozione. Se volete passo il documento al segretario, che aggiungendo, modificando questa parte, per poi presentarla al voto. Grazie Di Giacomo, prendo io, questo ce l'abbiamo già, lo consegno al segretario. Prego. Senta. Sì. Se la minoranza è d'accordo, procediamo alla votazione della mozione emendata. Se invece volete un attimino parlarne, si può sospendere brevemente la seduta e poi, una volta avete condiviso il testo, passarlo all'approvazione. Perché magari così dà la lettura, magari non so, volete rivederlo. Quindi, allora, io non so se Mauro e Francesco sono d'accordo, non importa, anche perché, insomma, il fatto di aver invitato Daniele Manetti era già implicito che c'era comunque
una volontà comunque di cercare una soluzione, la soluzione migliore possibile insieme. Quindi, siccome secondo me è molto migliorata così la mozione, tra l'altro noi avevamo chiesto il monitoraggio pensando poi sì di usare i dati, non pensavamo di poter chiedere, diciamo, in un pacchetto unico. Se si può fare così la mozione, ben venga, insomma, sì sì. Va bene. Quindi accettano l'emendamento. Quindi aggiungerei solo una cosa. È che oggi, prego Scarpitta. Oggi al Consiglio Comunale di Prato si è verificata una situazione del genere, cioè una modifica di una mozione, ma anche in modo un po' ridicolo, e la cosa ha dato luogo, una, a che il segretario generale ha dovuto riscrivere tutto, distribuire le fotocopie, eccetera, eccetera. Poi la cosa è degenerata in una discussione e ha confermato che tutto sommato il Consiglio Comunale di Carmignano, per essere un consiglio di paese, diciamo che è nettamente meglio del Consiglio Comunale del capoluogo, anche perché poi è frequentato da personaggi che non riscuotono. E fermiamoci qui. Quindi si procede o si sospende? Scusate, per chiarezza comunque darei lettura della mozione emendata, ma non mi dici dove si inseriscono punti, e poi votiamo il testo che leggo, e poi chiaramente accluderò alla delibera, sostanzialmente come la delibera. Okay. Prego. Allora, do lettura della mozione con gli emendamenti proposti e accettati anche dalla minoranza, in modo che poi si possa votare consapevolmente il testo. Allora, premesso che in seguito all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale numero 1182 del 9 dicembre 2015 riguardante la riduzione degli inquinanti in atmosfera, vista direttiva europea 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente. Vista la direttiva europea 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, vista il decreto legislativo 155/2010 in cui viene recepita la direttiva europea 2008/50/CE, visti i valori limite per il particolato fine PM10 e PM2.5 rispettivamente di 40 microgrammi al metro cubo e 25 microgrammi al metro cubo, di media annuale stabiliti nel decreto legislativo 155/2010. Considerata la relazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2006, che riconosce la correlazione tra esposizione alle polveri sottili e insorgenza di malattie cardiovascolari e l'aumentare del danno arrecato all'aumentare della finezza delle polveri, ha indicato il PM2,5 come misura aggiuntiva di riferimento delle polveri sottili nell'aria e ha abbassato i livelli di concentrazione massimi consigliati a 20 e 10 microgrammi al metro cubo, rispettivamente per PM10 e PM2,5. Considerato il lega ambiente per quanto riguarda il comune di Quarrata, confinante con il territorio di Carmignano, ha reso noti dati preoccupanti riguardo le polveri sottili. In un articolo uscito su Bisenzio 7 il 27 luglio 2018 si parla addirittura di picchi di 100 microgrammi al metro cubo. Considerato che nel comune di Carmignano non vi è attualmente la presenza di un sistema di sorveglianza della qualità dell'aria e che la più vicina centralina si trova nel comune di Montale. Visto che riteniamo importante che i cittadini siano informati sul livello della qualità dell'aria nel loro territorio, ritenuto opportuno valutare la possibilità di avvalersi della collaborazione di un'istituzione scientifica pubblica, quale il CNR,
il sindaco e la giunta si impegnano ad attivarsi per la realizzazione di un monitoraggio delle polveri sottili sul territorio comunale, che consenta anche di mettere i dati a disposizione della cittadinanza via web, indicando le seguenti possibili modalità: acquisizione di una stazione per il rilevamento in continuo del particolato PM2.5 e 10, attraverso un progetto che preveda l'analisi del territorio per stabilire l'opportuna ubicazione della stazione di monitoraggio, l'implementazione della struttura di acquisizione dati, l'elaborazione e presentazione dei dati. Verificare la possibilità di stipulare un accordo di collaborazione con il CNR volto al posizionamento sul territorio comunale di una centralina di monitoraggio e raccolta di dati sui parametri relativi alla dispersione di polveri sottili utili per interventi di tutela della qualità dell'aria, da prevedere nel PAC, verificando la possibilità di chiedere finanziamenti alla Regione Toscana. Lascerei un po' più aperta la fonte dei finanziamenti, perché potrebbe esserci un'Unione Europea o anche una cosa governativa. Prego, sindaco. Leggo l'ultimo pezzo, allora. Per interventi di tutela della qualità dell'aria da prevedere nel piano di azione comunale e verificando la possibilità di chiedere finanziamenti ad enti terzi. Bene? Sì, non hanno ascoltato, però penso che vada bene. Cioè, gli unici che non ascoltavate eravate voi. Ve lo deve rileggere? Prego. L'ultimo rigo è come richiesto dalla modifica. Allora, per interventi di tutela della qualità dell'aria da prevedere nel piano di azione comunale, verificando la possibilità di richiedere finanziamenti ad enti terzi. Bene, quindi passo la parola al sindaco. Sì, brevemente ci tenevo a ringraziare Daniele Manetti per essere qui stasera, ma come ricordava prima Dario, per l'impegno che ha avuto, che ha, diciamo, per l'ambiente. Durante il ricevimento del premio Eternot è stato definito uno dei 10 paladini dell'ambiente che abbiamo in Italia, e l'impegno che ha profuso nell'area del Montalbano è forse l'area in cui maggiormente ha visto il suo sforzo. E in questo senso il mio ringraziamento va a tutti i consiglieri comunali, consiglieri Mazzuoli e Scarpitti, che hanno proposto l'emendamento, ai nostri consiglieri di maggioranza che hanno lavorato a costruire un emendamento, insomma al clima che c'è nel nostro consiglio comunale sulle tematiche che riguardano l'ambiente e la tutela della salute pubblica. Io credo che questo è un patrimonio che riguarda tutti, al di là delle schermaglie politiche o ideologiche che giustamente ci sono, però credo che progetto a cui tutti noi stiamo lavorando di costruzione di un biodistretto del Montalbano, ma partendo dal nostro territorio, sia un qualcosa che ci unisce tutti insieme. Anche perché la mia convinzione è che dalle problematiche di natura ambientale, dai cambiamenti climatici che ne derivano e che sono purtroppo dei dati oggettivi, credo che siano le facce non solo si mette a repentaglio in prospettiva futura l'esistenza del pianeta, ma in questa crisi sono le fasce della popolazione più debole e più povere che maggiormente ne subiscono per prime le conseguenze. Quindi, diciamo, lavorare per combattere i cambiamenti climatici e per tutelare l'ambiente non ha un valore soltanto da un punto di vista ambientale o naturalistico, ma ha un valore da un punto di vista sociale e economico. Significa lavorare concretamente veramente a cambiare i modelli di sviluppo planetario. E penso che noi come Carmignano, come comunità di Carmignano, stiamo dando un esempio positivo, quantomeno stiamo tentando di lavorare in questa direzione, quindi insomma è un dato positivo e spero che questo percorso possa proseguire. Grazie, quindi possiamo procedere alla votazione della mozione emendata.
quella che ha letto il segretario. Favorevoli, unanimità. Allora, visto che l'assessore Spinelli è arrivata, chiederei all'Assemblea di far intervenire subito lei parlando, praticamente relazionando della rete documentaria pratese e rinnovo della convenzione. Se siamo tutti d'accordo, quindi posso procedere. Sono tutti d'accordo. Perfetto, prego Spinelli. Allora, buonasera a tutti. La convenzione che abbiamo appena rifirmato è appunto una convenzione che in realtà non cambia nella sostanza, era necessario però appunto rivederla, rielaborarla alla luce del cambiamento del ruolo della provincia, quindi all'abolizione delle province. E la cosa importante è che non c'è nessun tipo di modifica dell'allegato A, che era l'allegato che da quando è nata la convenzione stabilisce la cifra che ogni comune della provincia mette per questo servizio interbibliotecario, che sono 1000 euro, che erano 1000 euro e 1000 euro restano, tanto che nella convenzione rifirmata c'è scritto proprio che rimanda all'allegato A. Quindi c'è stato mantenuto il medesimo impegno economico e è diciamo un impegno molto piccolo rispetto al vantaggio che ne traiamo per il territorio, perché il sistema interbibliotecario funziona molto bene e più che altro funziona molto bene nella trarre soldi dei bandi regionali, perché soltanto nell'ultimo anno, grazie al lavoro assiduo e in rete, sono stati captati 109.000 euro di contributi regionali per bandi vinti e altri 20.000 euro di finanziamento diretto, e quindi per un totale di quasi 130.000 euro. Che sono stati ridistribuiti in tutto il territorio e ne ha goduto tutto il territorio, tutte le biblioteche comunali che appunto rientrano in questa rete. E tutto questo quindi ci porta a avere da un autunno da sfogliare. Tra l'altro, ecco, io avevo portato i librini e li ho lasciati in macchina per farvi vedere, perché appunto abbiamo la possibilità, grazie a questo, come dire, a questa rete, non solo di avere il catalogo online, sono qui davanti e l'ho neanche chiusa, mi sa. Non solo di avere appunto il catalogo online, il prestito interbibliotecario, il fatto di avere questo servizio coordinato anche nell'acquisto dei libri, avere quindi questa politica comune guidata dal team della Lazzarini, che insomma sono in tante che ci lavorano e che quindi rendono questo servizio di qualità, ecco, a livello professionale. Ma appunto questi vantaggi ce lo danno anche dal punto di vista della comunicazione, perché abbiamo una serie di cataloghi, anche di programmi che per non disperdere l'offerta, quindi tutte le biblioteche si mettono insieme e non solo coordinano che cosa fare, ma anche quando hanno iniziative che esulano dal coordinamento, vengono ugualmente queste iniziative messe insieme in questi pacchetti e vengono quindi veicolati attraverso la potenza che ha la Lazzarini. Quindi se si fosse da soli saremmo una moschina, in questo modo facciamo parte di un bel team. E quindi appunto la coordinazione c'è sia per il prestito, sia per i cataloghi, sia per la catalogazione e sia anche per gli acquisti, e anche perché grazie alla rete le biblioteche comunali usufruiscono dei contributi per le aperture straordinarie. Quindi le aperture straordinarie non le paghiamo noi come comune, ma sono garantite da questo, diciamo, questa rete, da questo lavoro in team che viene fatto e che attira soldini, quindi è, come dire, l'unione che fa la forza. E, per esempio, grazie appunto a questo lavoro assiduo e sempre, come dire, hanno
un team specifico che lavora su questo e che quindi va a lavorare tanto per studiare i bandi, e tutte le volte c'è un bando interessante cercano di vincerlo e spesso succede che lo vincano. E anche soltanto nell'ultimo anno abbiamo avuto 5.000 euro di, a disposizione per acquistare libri e materiale multimediale, insomma, per una biblioteca piccola come la nostra. E poi sempre tutto molto equo, nel senso tutto suddiviso in maniera perfetta. Questo è sì un autunno da sfogliare, è l'insieme di tutte le iniziative, e poi c'è questo file a leggere che è il risultato di questo bando che gli ha portato 20.000 euro, che ci ha fatto vincere 20.000 euro e che è su l'inclusione, insomma, una cosa che interessa a Mauro. Comunque, ecco, questo è il sunto. Non c'era era una firma che non portava cambiamenti sostanziali, ma portava più che altro una revisione che doveva essere fatta per la questione che la provincia non c'è più. E da lì, come dire, abbiamo avuto l'occasione per ripassare tutto quello che è questa convenzione, tutto quello che porta a tutti i cittadini, insomma, della provincia di Prato. E tra l'altro la nostra provincia è l'unica della regione toscana che, funzionando così bene, garantisce alle biblioteche questa qualità di contributi. Grazie, ci sono interventi? Prego, Scarpitta. Ma io ho molta pazienza, quindi pazienterò ancora qualche mese, fin tanto che alle prossime elezioni a Prato mandiamo a casa Faggi e compagni, e quindi anche le politiche culturali subiranno, spero, un orientamento completamente diverso. Abbiamo appena, a proposito di biblioteca, abbiamo, oggi ero lì, poi sono andato in consiglio comunale perché so che la mia presenza infastidisce qualcuno, ci vado apposta. Ho potuto ammirare alla Lazzarini quella ferraglia messa sul muro, che è costata 42.000 euro, no, 47.000 euro, però hanno detto che c'è uno sconto perché ne vale 92.000. Quindi è stato buono, è un carabattolo che sono soldi veramente buttati via su una roba che non ha proprio nessun senso. Nello specifico invece della convenzione sulla gestione dei programmi bibliotecari, credo che sarebbe ora di spiegare ai programmatori due cose. Uno, che i programmi vanno aggiornati ogni tanto, perché il computer, che ha una sua intelligenza, ogni tanto ti dice: guarda che questo programma è vecchio. Guarda. Due, credo che Fluxus, l'arnese con cui si consultano la biblioteca Lazzarini, c'è un aggeggio, si chiama Fluxus, e che col quale controlla la disponibilità dei libri, e che credo sia rimasto l'unico programma in giro in cui, se sbagli una vocale o una consonante del nome, magari quei nomi polacchi tremendi, dice che non c'è niente. Siamo pigri, ma siamo abituati a Google o ai vari programmi che ci dicono: forse cercavi questo. Ecco, credo che andrebbe messo all'ordine del giorno questa roba, insomma, che mi sembra che a livello di progetto sia ormai più o meno come quella del progettista dell'aria condizionata alla Lazzarini, che genera un grande caldo d'estate, un grande freddo d'inverno. Se ne lamentano tutti, ma non si può dire, perché l'avrà fatta sicuramente qualche amministrazione amica. Però quella del programma credo che andrebbe fatta presente, perché è vecchio, proprio l'impostazione è vecchia, cioè non siamo più abituati a sapere esattamente qual è il nome dell'autore, qual è il titolo. Credo sarebbe opportuno che ci mettessero le mani. Sull'inclusione, poi parliamo.
una nota tecnica, è lo stesso sistema utilizzato dall'Università di Firenze, quindi ex libris. No, no, è un'azienda, famosa, quella che ha prodotto, l'ho conosciuta, l'azienda che produce ex libris, produce il documentale, lo utilizza anche l'Università di Firenze, è un po' vecchio, però sì, siamo abituati a Google, è quello il problema, però per adesso sono programmi comunque costosi, insomma, vorrebbe dire fare un investimento enorme sostituire quel programma oggi, quindi probabilmente è meglio se si acquistano forse più libri mantenendo un documentale vecchio, piuttosto che acquistare quello e ridurre l'acquisto dei libri per i prossimi anni, secondo me, anche perché una cosa che è bella, secondo me, delle nostre biblioteche è che quando vai di persona ricevi comunque un'accoglienza e ti sanno comunque assistere nella scelta del libro e nella ricerca del libro, quindi probabilmente quello che spero che sia fatto nei prossimi anni è aumentare il numero di personale piuttosto che acquistare un nuovo gestionale per il documentale, però questo è una mia speranza, è un mio invito, tutto qua. Ci sono altri interventi? Prego, Scarpitta. Taglio. All'interno della sala della Zegni c'è un totem per l'autoprestito che è lì, immobile, totem appunto, preso chissà quando e che chissà quando funzionerà a proposito delle modalità degli investimenti, no? Il problema del programma della Zegni è lo stesso dello SDIAF e di tutto quanto, cioè credo che sia una questione nazionale di fare finalmente un programma che non sia ancora tipo quello di Azzalaio, così, che risale a quando forse c'erano le macchine tabulatrici o poco dopo. Quindi si procede con la votazione. Allora, votiamo per rinnovo della convenzione Rete Documentaria Pratese. Favorevoli? Astenuti? 3. Contrari? Nessuno. Allora, procediamo per la votazione della immediata eseguibilità dello stesso rinnovo della convenzione. Favorevoli? Astenuti? 3. Contrari, nessuno. Posso andare? Si procede passando al punto numero 6, approvazione Bozza convenzione tra i comuni della provincia di Prato per la gestione del canile, per la cura dei gatti ammalati, delle colonie feline, del servizio accalappiatura cani randagi e del servizio SOS animali 24 ore al giorno, giorni festivi compresi, anni 2018, 2019, 2020 e 2021. Passo la parola all'assessore Migaldi. Allora sì, e appunto si tratta del rinnovo della convenzione fra tutti i comuni della provincia di Prato. E la convenzione praticamente va avanti dal 97 e oggi siamo qui al rinnovo della bozza, e diciamo nelle questioni più importanti si rinnova in due aspetti. Innanzitutto la convenzione riguarda il canile del Calice e il gattile, l'oasi felina della Bogaia, entrambi strutture di proprietà del comune di Prato. Infatti la convenzione, per quanto riguarda gli altri comuni della provincia, riguarda soltanto la gestione dei servizi. E rispetto alla vecchia bozza viene aumentato un po' il canone che ogni comune paga per questa gestione di servizi, che è diciamo riportato con una spesa pro capite di 1,11 euro più o meno per ogni abitante. La nostra riguarda Carmignano, visto che attualmente viene considerato l'ultimo censimento, e cioè 14.458 abitanti, la nostra quota per quest'anno e per i prossimi sarà di 16.049 euro. 1,11 euro al giorno.
In più vengano eliminate le fasce ISEE, perché? Perché questa convenzione ad abitante. Ah, scusate, ho detto al giorno, volevo dire ad abitante. Grazie. Niente, allora, e in più vengono eliminate le fasce ISEE per quello che sono, diciamo, il costo per i cittadini rispetto a quello di cui potrebbero usufruire come servizi. Vengono elevate le fasce ISEE per ripartire la spesa e vengono messe delle cifre fisse di spesa che vanno da 5 euro al giorno, aumentando poi rispetto ai giorni in più che, diciamo, per esempio un cane occupa lo spazio in questo canile. I servizi sono, se volete gli elenco un attimo visto che non avete la bozza davanti, sono la gestione del canile, appunto, il rifugio, la gestione dell'oasi felina alla Bugaia, la gestione del canile sanitario, gestione gattile, sezione dedicata a gatti sottoposti a trattamento farmacologico o riabilitativo, censimento e gestione delle colonie felini di tutto il territorio provinciale. Io qui, se volete, ho portato quello che riguarda il comune di Armignano, è la lista delle colonie feline attive nel nostro comune, che sono circa 23. Vi ricordo che ogni colonia felina è intestata a un cittadino, o se no è in capo all'amministrazione, cioè al sindaco. Anche questa. Poi c'è, appunto, c'è il servizio a Calappia Cani e Randagi, a Calappia Fiora Cani e Randagi, il pronto soccorso H24, compresi festivi, per gatti ovviamente e cani abbandonati che hanno subito incidenti, e il veterinario gratuito a disposizione delle custodie delle colonie feline presenti sul territorio provinciale. Il veterinario, nello specifico, può anche procedere alla sterilizzazione dei gatti, appunto, per controllare l'aumento di queste colonie. Ecco, questi sono un po' i punti principali. La bozza avrà valore fino al 2021, e rispetto a questa diciamo presa d'atto della nuova bozza, il comune di Prato procederà a una nuova gara per la gestione di queste strutture. C'è qualche domanda? No, solo una precisazione, che il Comune di Prato ha trasmesso recentemente, la delibera che è stata portata in un precedente consiglio e poi ritirata. Il Comune di Prato ha trasmesso recentemente l'ultima bozza definitiva, il 20 di settembre, e ha chiesto ai comuni di portarla in approvazione, anche se il Comune di Prato ancora credo non l'abbia portata. Esatto, la porterà quanto prima. E l'altra precisazione è che l'importo è chiaramente quello stimato fino al 9 di gennaio, perché nel frattempo sarà espletata una gara che avrà come base d'asta chiaramente quello che si spende finora, quindi ci potrebbero essere eventuali ulteriori ribassi, quindi il prezzo potrebbe addirittura diminuire di poco, insomma. Prego, Scarpitta. No, non ho capito bene che cosa viene messo a gara. Gli stessi servizi che sono sostanzialmente ora in convenzione vengono rimessi a gara perché scade la convenzione. La gara era stata fatta, valeva fino al 9 gennaio 2019. Quindi nel frattempo il comune si è già dato da fare per fare la nuova gara, per bandire la nuova gara. E l'importo a base d'asta è quello che attualmente spendono i comuni, su cui viene chiesto generalmente un ribasso d'asta. Quindi quelle cifre che abbiamo oggi potrebbero addirittura diminuire. La base d'asta è 289.296. Quello per gli animali credo che sia l'unica gara su cui io non chiederei nemmeno un ribasso. Perché non è il caso, ci sono tanti altri bandi. Non è che abbiamo richiesto un ribasso sul trattamento, ovviamente, abbiamo richiesto un ribasso sul costo del servizio, che chiaramente, grazie anche a delle economie di scale, può effettivamente essere ridotto per animale. Sì, stiamo attenti a non finire come al sud. Se non ci sono altri interventi, procediamo con la votazione. Quindi
Si procede alla votazione dell'approvazione bozza convenzione tra Comune e la Provincia di Prato per la gestione del canile e delle, insomma, del canile. Prego. Favorevoli? Unanimità. Dobbiamo votare anche per l'immediata eseguibilità. Quindi, favorevoli? Unanimità. Quindi grazie a tutti e la seduta del Consiglio si chiude alle ore 22:50.